Li aspettiamo con sicuramente in modo. Siamo preoccupati di questa cosa perché è una cosa nuova, è una cosa che ci darà molto da fare. Pensiamo che noi abbiamo un ruolo particolare in questa cosa. Non dobbiamo pensare a gestione o ad altro, ma assolutamente dobbiamo fare da raccordo fra la gente e chi gestisce. Fra quindi la CSD e la nostra parte valdese di questo paese, vedendo di essere di supporto sia alla nostra amministrazione che alla CSD. Ovviamente il messaggio evangelico dell'accoglienza viene accolto anche dalla comunità di Villar. Sicuramente, e questo penso che non possa essere messo in dubbio. Quando si dice siamo valdesi vuole anche dire siamo accoglienti, fa parte della nostra natura. D'altronde noi siamo stati accolti più di una volta durante la nostra storia e siamo stati accolti anche dopo, quando noi già eravamo radicati qua. Quanti valdesi, quanti di noi hanno gente che è emigrata? Quindi dovremmo avere un minimo di memoria per quanto riguarda questo. Il fatto che arrivino 60 persone alla Crumière però vi preoccupa anche un po', o pensate che si possano sviluppare ci possono essere dei risvolti positivi anche di questo? Che si possa essere preoccupati, questo è normale, perché anche noi come tutti gli altri pensiamo che 60 persone migranti che arrivano su Villar, un paese di 1000 abitanti, con un concentrico di poco più di 120 persone, possa dare dei problemi. Sta a noi a proporci in modo esatto con questa gente e sta a noi dargli una mano perché si indicano un minimo di integrazione.